Buonasera a tutti, benvenuti alle prove online di mercoledì 20 gennaio 2021. Come mai questo video si intitolerà La testa e la pancia? Beh, è una mia considerazione personale, ho un po' analizzato quello che sto provando io in questo momento e mi confronto con voi, poi mi direte se anche voi vi trovate in questa situazione. La testa e la pancia sono fondamentalmente i due organi che ci danno l'input su come comportarci. È una estremizzazione, è una metafora, però insomma prendetela per quello che è. Sento che abbiamo fatto il concerto sulle ali della pancia e abbiamo vissuto i primi giorni, subito dopo il concerto, proprio su questa onda emotiva molto forte. E adesso la pancia si è un po' stancata, probabilmente è un organo, insomma, che è stato sottoposto, ecco, a un po' troppe sollecitazioni e quindi io personalmente mi sento un attimino un po' scarico, un po' stanco, una grande fatica a ricominciare a preparare le prove, ad esempio a mettere su i brani, a pensare al prossimo concerto, eccetera, eccetera. Quando la pancia latita, ecco che entra in funzione la testa, perché la testa dice alla pancia: guarda, io non voglio perdere tutto quello che abbiamo guadagnato insieme tu ed io. Abbiamo fatto cose egregie, abbiamo messo su un bel gruppo, e c'è stato tanto entusiasmo, ci sono stati dei momenti anche in cui abbiamo imparato tante cose nuove. E quindi la testa dice alla pancia: guarda, te statene pure tranquilla per un periodo e quindi tanto entusiasmo non ce lo comunicherai, però io mi attrezzo, ecco, e vado avanti comunque. Questo è sta dicendo la mia testa alla mia pancia. E la mia testa suggerisce anche alle vostre teste di ragionare così. Se l'onda dell'entusiasmo è un po' passata, se ci sentiamo stanchi, poi qui c'è da fare anche una parentesi, io ho vissuto anche qualcosa di personale che un po' pesantuccio e quindi non sono più, ecco, con la carica che ho avuto nei periodi passati. Però questo vuol dire che quando l'emotività si spegne, entra il raziocinio e ci dà dei suggerimenti per andare avanti. Ecco, il tono delle prove di stasera è un po' questo, no? Il suggerimento è quello di puntare sul costruire qualcosa che non perderemo, cioè se noi lavoriamo sulla tecnica, quindi vi proporrò, insomma, ora capirete da quello che vi proporrò io, e soprattutto facciamo leva su quella cosa tanto importante in tutte le cose che facciamo nella vita, che si chiama forza di volontà, vedrete che avremo dei risultati che poi nel momento in cui la pancia ricomincerà a lavorare come si deve, ne fruirà in maniera esagerata, sono certo. E quindi la prima proposta che vi faccio è una cosa che nel tempo, anche con la maestra Laura, l'abbiamo un pochino esplorata così lateralmente, però nei vari video che ho visto proprio per l'intonazione, per gli esercizi vocali, eccetera, eccetera, ricorre e quindi ho cercato questo riproll, che è questo. Scusate, ho sposato un po' se cosa funziona. È questo brr che ci consente di dare elasticità proprio a tutte le parti interessate dal canto, perché poi alla fine il canto è una cosa meccanica anche, no? Non è che anche qui c'è la pancia e la testa, però la testa mi dice che è una cosa meccanica, che però viene forse da un qualcosa di più profondo della pancia. E quindi aiutiamola, facciamo questi esercizi, impariamo il riproll, finalmente, mettiamoci di buzzo buono. Io per primo non mi riesce, guardate, boh, vedete, non mi riesce, lo fa solo con l'aiutino, così mi riesce, ma dobbiamo arrivare a farlo senza l'aiutino. Questa simpatica ragazza ci dà degli input piuttosto interessanti, ok? E poi per la prossima volta vi proporrò un video invece che proprio utilizza questa tecnica del riproll per fare le esercitazioni diciamo di riscaldamento vocale, importantissime. Quindi questo fatelo, facciamolo, io mi impegno anch'io a farlo tutti i giorni, perché solo con una ginnastica quotidiana si può saltare un giorno, ma non si può farla tipo due volte sole. Quindi
Quindi mi raccomando, impegniamoci tutti, facciamo questo patto, io per primo, di impegnarci a fare questa cosa, che ci serve come base, come trampolino di lancio. Il punto successivo è la ricerca del proprio timbro vocale. Ecco, anche questa reputo che sia una base che forse non abbiamo affrontato nella maniera giusta. Ognuno di noi, ognuno di voi, anch'io che ho 68 anni compiuti da poco, la vita è sempre una ricerca, no? E quindi anche io voglio cercare meglio di capire qual è il mio timbro vocale. E qui il solito Mario Burlone ci dà un paio di input. Da questi io ho tratto la possibilità di fare un esercizio, anche qui per la prossima settimana, e quindi leggetelo per bene, è una proposta che spero vi risulterà interessante e soprattutto divertente, per nutrire anche la nostra pancia di emozioni che devono ricominciare a venire fuori. Andando avanti, mi sono accorto che non mi è arrivato nessun feedback sul discorso dei misteri della Pasqua, quindi mi chiedo, vogliamo darcela questa mossa? E così come non mi sono arrivati tanti video, al momento in cui vi parlo ce ne sono 5, però non metto qui chi ce li ha, chi li ha mandati o chi non li ha mandati, lo troverete sul video e sarà aggiornato al minuto prima in cui cominceranno le prove. E quindi mi raccomando, Cam è un pezzo facile, può proprio servire per ricominciare a prendere confidenza con questo sistema, ok, del video virtuale, che comincia a essere un po' faticoso, è un po' troppo tempo e lo facciamo, ragazzi. È così per tutti, quindi mal comune è mezzo gaudio, quindi mettiamocela tutta, ok. Dopodiché, troverete il solito corso di lettura musicale. Stavolta vi ricordate, la volta scorsa vi ho fatto fare la lettura parlata, mettendo in quell'esercitazione lì le note negli spazi, quelle sulle righe, quelli sopra le righe, quelli sotto le righe. Adesso, questo esercizio lo trasformo in quattro esercizi diversi, cioè uno per ogni tipologia di note. Stasera affronteremo il solfeggio cantato delle note negli spazi. Ovviamente io l'ho fatto, è un Fa, la prima nota non sarebbe quello con la tonalità con cui l'ho fatto, l'ho abbassato dell'ottava sotto, ma effettivamente l'importante è che tornino le esercitazioni. Se io il Fa lo faccio Fa, oppure faccio Fa, che è l'ottava sopra. Poi il senso dell'esercizio va bene. Molte volte voi mi sbagliate le ottave, questo grande problema ce l'abbiamo dell'ottava. Ma quando cantiamo un pezzo dobbiamo cantarlo nell'ottava giusta, ma l'esercitazione, anche se la faccio nell'ottava sbagliata, l'importante è che le note siano quelle. Ok? Se non vi è chiaro questo concetto, lo approfondiremo anche magari con Zoom oppure con richieste sui vostri messaggi. Che dire, a questo punto mi sembra che non ci sia altro da dirsi. Vi ho pubblicato come sempre i compiti della settimana, ne avete, non vi lascio mai senza fare nulla. Mi raccomando, dite alla testa di controllare la pancia e dite alla pancia di dare un aiutino alla testa, va bene? Ecco perché è il titolo di questo video. E soprattutto, in bocca al lupo!